scegli meglio di barare in un solitario. Per il bisogno del sottopancia, allora che facciamo? Con rispetto per l'anno, 5 contro 1. 1 maggio Gesualdo Bufalino sul palcoscenico teatrale della sua Comiso, un libero adattamento di Andrea Traina da Argo il Cieco. Un'emozionante messa in scena perfettamente descritta da una frase dello stesso Bufalino, locandina delle intenzioni perduta per timidezza l'occasione di morire. Uno scrittore infelice decide di curarsi scrivendo un libro felice. Ne chiede l'argomento, secondo l'uso, ai 100 occhi della memoria e ai sollucari di gioventù. Partire da questa ipotesi, poi si vedrà che succede. No, quello è un altro Argo ancora. E sulla scena succede di tutto. Succede che Pippo Di Giacomo, che fu amico di Bufalino e ne condivise tanti momenti nella notorietà, sulla scena sia un po' se stesso e un po' attore di consumata esperienza. Insegnavo in una scuola di ragazzi allora e dei due colleghi miei amici, il mio amico più amico era il già quarantenne filosofo Pietro Iaccarino. Bufalino 100, un'estate felice, diretto da Giampaolo Romania, racconta uno spaccato di vita siciliana degli anni 50, elevandolo a paradigma di visioni universali, mettendo in scena la memoria e i mille orizzonti che da essa si dipartono tra parole, musica ed effetti visivi. Promosse con 8 di media, lei mi dava 7, agli esami sono stati più generosi. Sì, bei voti. Protagonista la memoria tra amori non corrisposti e viaggio nell'anima, azione scenica e narrazione. I personaggi si sdoppiano, si smascherano e si tramutano. La musica, le luci e gli effetti diventano vere e proprie battute teatrali per condurre sul palcoscenico le emozioni dello spettatore. Con Pippo Di Giacomo e Andrea Traina, sulla scena un bravissimo Alessandro Romano e poi Marco Comitini, Anita Indigeno e Leandra Gurrieri. Lo spettacolo è stato patrocinato dalla Fondazione Gesualdo Bufalino e dalla Biblioteca Fulvio Sanganelli.